Maloja Roslavec, il limite dell'aggressione. L'inizio della fuga e dell'annientamento del nemico. Firmato Kutuzov. Questa stella ricorda a Mosca il limite massimo raggiunto dalle armate napoleoniche nell'ottobre del 1812. Ottobre 1941. Dopo 129 anni, Mosca è nuovamente minacciata dal nemico. Le armate tedesche stanno marciando verso la capitale sovietica. Leningrado è assediata. Minsk, Kiev, Odessa, Smolensk, Sebastopoli sono cadute. Quasi tutta la Russia europea è governata dai Gauleiter nazisti. Al vittorioso esercito tedesco sono bastati 3 mesi di guerra per raggiungere questo risultato. Le truppe sovietiche hanno ceduto su tutto il fronte ariete sferrato dai tedeschi alla fine di giugno. Intere armate sono state annientate. Centinaia di migliaia di soldati si sono arresi. Sentiamo avanzare l'autunno col passo della sciagura, scrive Boris Pasternak, che si trova a Mosca. In quei primi 3 mesi di guerra, i generali sovietici hanno accumulato errori su errori. Negli alti comandi regna una grave confusione. L'abitudine ad obbedire soltanto a lui, a Stalin, all'uomo che vede per tutti, che pensa per tutti, che decide per tutti, ha privato i comandanti sovietici di ogni spirito di iniziativa. Di questo passo sarà la fine. A Mosca si vivono giorni d'ansia. Dove metteremo la prossima stele a segnare il limite dell'aggressione nazista? Si chiede la gente. Troveremo un altro generale capace di fermare i tedeschi come Kutuzov fece coi francesi? Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка моя. Fronte russo, 1 ottobre 1941. I generali tedeschi si riuniscono a Smolensk per esaminare gli ultimi ordini del Führer. Ora il loro obiettivo è Mosca. L'operazione Tifone, così è chiamato l'attacco alla capitale sovietica, ha inizio il 2 ottobre 1941. Non importa se la bella stagione sta per finire. Hitler è certo che tutto si concluderà in pochi giorni, molto prima cioè dell'arrivo dell'inverno. Il dittatore sta vivendo il momento più esaltante della sua vita. In 2 anni di guerra, il suo esercito non ha ancora registrato una sconfitta. L'intero continente europeo è sotto il controllo delle potenze dell'asse. L'oceano Atlantico è dominato dai sommergibili tedeschi. In pochi mesi sono state affondate 1 milione di tonnellate di navi mercantili britanniche, 10 volte di più di quanto l'Inghilterra ne può costruire di nuove. Ciò significa che di questo passo gli inglesi saranno presto obbligati alla resa. In Africa settentrionale, dopo che l'armata del generale Rommel si è unita all'esercito italiano, la situazione si è capovolta. Gli inglesi sono in ritirata. Tobruk è stretta d'assedio. Rommel ha raggiunto Al-Faya e minaccia di puntare verso il Cairo. In Russia, infine, le truppe tedesche si trovano a 300 km da Mosca. Nella sola Unione Sovietica, ha detto Hitler parlando alla radio, i nostri soldati hanno alle loro spalle un territorio grande il doppio di quello che era la Germania all'avvento del nazismo. Questa vittoriosa avanzata su tutti i fronti è il risultato della Blitzkrieg, la guerra lampo, ossia l'attacco di sorpresa, l'urto frontale e l'avanzata rapidissima delle forze corazzate verso i centri vitali del nemico. Anche in Russia Hitler ha applicato questo criterio strategico. L'imprevista, anche se debole e disordinata resistenza sovietica, ha però ritardato i tempi d'attuazione del suo piano. Non è riuscito cioè a piegare il gigante russo in 8 settimane, come aveva stabilito. Ma ora non ha esitazione a ordinare la continuazione dell'avanzata. Non può accettare i consigli dei suoi generali, che vorrebbero interrompere le operazioni in attesa della primavera.
si rende conto che con la rinuncia alla guerra lampo darebbe ai sovietici la possibilità di riprendersi. Ora invece, secondo quanto risulta al quartier generale tedesco, l'armata rossa è in crisi. I comandi sovietici sono in preda alla confusione. Spesso le armate non sono collegate fra di loro. E lo stesso Stalin, che ha assunto l'incarico di comandante supremo, non può avere una chiara visione d'insieme per l'impossibilità di mantenersi in contatto con i vari fronti. Dal suo punto di vista strategico, quindi, Hitler ha ragione di impedire ogni sosta. Egli è convinto che fermarsi in un momento simile sarebbe assai più rischioso che andare avanti. L'esercito tedesco, infatti, non è attrezzato per affrontare l'inverno russo. Il piano Barbarossa, il piano d'attacco tedesco, prevedeva una campagna estiva. Hitler, quindi, non nasconde la sua fretta. Mosca, dice, deve cadere entro 2 settimane. Se Mosca cadrà, crollerà anche tutta la marcia e impalcatura sovietica. Questo è l'urlo delle sirene di Mosca che annunciano l'allarme aereo. La città si ferma. La gente corre verso i ricoveri. Per salvarsi dalle incursioni, Mosca offre alla popolazione civile la sua gigantesca metropolitana, una delle opere più esaltate del regime. Migliaia di moscoviti trascorrono le loro notti accampati nelle gallerie. All'aperto, durante i bombardamenti, sono autorizzati a rimanere soltanto i membri delle organizzazioni di difesa civile. Anche il signor Paolo Robotti, che con molti altri comunisti italiani si trovava a Mosca in quei giorni, era stato reclutato per questo servizio. Naturalmente, la prima cosa che fu organizzata fu appunto la difesa antiaerea negli stabilimenti e nelle case. Prima di tutto, a tutti i lavoratori vennero distribuite le maschere antigas ed eravamo sempre obbligati a portarle a tracolla, per strada e in officina, sempre, lavorando giorno e notte. Poi vennero organizzate le squadre di difesa nelle case. Queste squadre catturavano le bombe, le buttavano o nell'acqua o nella sabbia, ma poi si verificò che era più conveniente buttarle nella sabbia. Se avevano le pinze, prendevano le pinze, altrimenti le prendevano con le mani. Ma anche gli italiani, i fuoriusciti italiani partecipavano a questa attività? I fuoriusciti italiani partecipavano a questa attività. Vi furono anche dei, non dico fuoriusciti, furono degli immigrati politici, non è vero? Gli immigrati politici italiani, parecchi andarono nei battaglioni volontari. Senta, anche Togliatti partecipò a questa attività? Dunque, Togliatti aveva l'ordine anche lui, come tutti gli altri, di andare nel rifugio, ma una sera il capo, il responsabile della casa, del Lux, dove lui abitava, diede l'allarme, avvertì tutti, anche Togliatti, di andare al rifugio. Togliatti salì al rifugio, ma poi lungo il corridoio vide una porta aperta, uscì e andò nel cortile. Combinazione, allora cadevano delle bombe incendiarie che un aereo lanciava dall'alto. E Togliatti si mise anche lui a raccattare le bombe e a buttarle nella sabbia. All'indomani questo si seppe e il comandante fu chiamato dai dirigenti dell'internazionale, del buon grosso Cicchetto, perché non aveva impedito Togliatti di esporsi a un pericolo di questo genere. Ma Togliatti ci fece una risata sopra, tutto finì. Da quando, verso la metà di luglio 1941, Hitler aveva bloccato l'avanzata su Mosca per dirottare il suo esercito verso i granai dell'Ucraina e il bacino minerario del Donetsk, i moscoviti avevano superato il primo shock. All'inizio di ottobre la vita in città scorreva relativamente tranquilla. La gente si era abituata all'idea di avere il nemico a 300 chilometri. Mosca era stata risparmiata. La guerra si era spostata a sud. E almeno per l'uomo della strada appariva del tutto improbabile che i nazisti tentassero di occupare la città ora che l'inverno era alle porte. Mosca si sta dunque preparando al suo primo inverno di guerra. Fra un bombardamento e l'altro, le fabbriche lavorano per i soldati. I ragazzi hanno scoperto un nuovo gioco: la raccolta delle schegge di granate. Ma l'antiaerea sovietica non semina soltanto delle schegge sulla città. Anche molti bombardieri tedeschi sono abbattuti.
Gli apparecchi ormai inoffensivi vengono esposti nelle piazze per risollevare il morale dei moscoviti. Intanto, in tutto il territorio sovietico, in prossimità del fronte, ha avuto inizio l'evacuazione delle fabbriche. È un'impresa ciclopica, senza precedenti nella storia. In circa 3 mesi, 1500 stabilimenti sono smantellati e trasferiti oltre gli Urali, dove, a tempi di record, vengono subito rimessi in efficienza. La completa riuscita dell'evacuazione delle fabbriche, che avrebbe assicurato il regolare rifornimento dell'armata russa, non è bastata a tranquillizzare Stalin. Egli in quei giorni è soprattutto assillato da un problema gravissimo, quello della assoluta deficienza degli alti comandi sovietici. Stalin stesso era responsabile di questa situazione. La drastica epurazione dell'esercito da lui ordinata alla vigilia della guerra, la fucilazione di brillanti stradetti come il maresciallo Tukhachevsky, armata rossa dei suoi migliori comandanti. Questa deficienza era stata subito avvertita dai comandanti tedeschi. Noi abbiamo sempre avuto l'impressione che i generali russi non avessero sufficiente spirito personale d'iniziativa. Le truppe mancavano di quello che noi chiamiamo un comando unificato, ossia di un uomo che nel momento dell'azione fosse completamente responsabile delle decisioni prese e degli ordini impartiti senza essere obbligato a consultarsi con qualcuno. Signor Sett, come si spiega questa mancanza di iniziativa dei generali sovietici all'inizio della guerra? Penso che probabilmente la causa sia dovuta al fatto che nei comandi sovietici a tutti i livelli a comandare erano sempre in due, ossia il generale e il commissario politico. Naturalmente questi due personaggi non sempre andavano d'accordo e le conseguenze si possono immaginare. L'esercito sovietico non disponeva neppure di un quartier generale. Soltanto dopo l'inizio della guerra venne creato qualcosa di simile, ossia la Stavka, un'istituzione che riuniva insieme i capi politici e quelli militari. Uno dei primi atti della Stavka fu quello di creare 3 comandi principali, ossia il fronte nord con Voroshilov come comandante e Zadanov come commissario politico, il fronte occidentale con a capo Timoshenko e Bulganin come consigliere politico e il fronte sud con Budionny come comandante e Nikita Khrushchev come consigliere. Organizzando in tal modo i comandi, la Stavka aveva ora una completa visione d'insieme e poteva trattare globalmente tutti i problemi della guerra. 3 ottobre 1941. L'esercito tedesco è in marcia, pronto a combattere l'ultima battaglia per il definitivo annientamento del nemico, come ha annunciato Hitler. L'operazione Tifone, l'avanzata su Mosca, è stata prevista in 2 fasi, con l'impiego di 46 divisioni di fanteria, 14 divisioni corazzate e 8 divisioni motorizzate. La prima fase dell'operazione prevede a nord la rapida avanzata su Vyazma di 2 gruppi corazzati che dovranno chiudersi attorno alla città per insaccare le armate sovietiche. A sud il gruppo corazzato del generale Guderian deve puntare su Orel, quindi convergere su Briansk per accerchiare le 3 armate sovietiche del generale Yeremenko. Il feldmaresciallo von Bock, al quale è affidato il comando delle operazioni, non ha dubbi sulla riuscita. Egli è certo di concludere la prima fase del suo piano entro 6 o 7 giorni. La seconda fase dell'operazione avrebbe avuto inizio subito dopo. Utilizzando come trampolini di lancio le città di Vyazma e di Briansk, le forze corazzate tedesche avrebbero puntato su Mosca con l'obiettivo di accerchiare la città. Il maresciallo Konev comandava in quei giorni il fronte occidentale sovietico. Sarà poi sostituito dal maresciallo Zhukov. Il 2 ottobre all'alba, il comando germanico sferrò un attacco contro il fronte occidentale in direzione di Briansk. Il 7 di ottobre la situazione era tale che, data la preponderanza delle forze nemiche e soprattutto delle divisioni corazzate tedesche, le nostre linee cominciarono a cedere sia a Vyazma che a Briansk, che era l'obiettivo del gruppo corazzato di Guderian, che con la sua armata proveniva da sud. Ebbene, alla fine del 7 ottobre, l'accerchiamento tedesco poteva dirsi concluso sia a Vyazma che sulla strada Mosca-Minsk. Il maresciallo Georgi Shugov, allora comandante del fronte di Leningrado. Sono con lui lo scrittore Simonov e il generale Pavlenko. Il giorno 7, voglio dire il 7 ottobre 1941,
Dopo aver affidato il comando del fronte di Leningrado al generale Kozin, volai a Mosca. Arrivai che era già sera e mi diressi immediatamente nello studio di Stalin al Cremlino. Stalin stava male, aveva l'influenza, ma lavorava lo stesso. Lo salutai e lui mi rispose con un cenno del capo, poi subito mi indicò una carta e disse: «Ecco, guardate che piega ha preso la situazione fra Vyazma e Bryansk. La duplice battaglia può dirsi perduta. E io», continuò Stalin, «non riesco ad avere notizie precise su quanto accade. Dove sarà ora il nemico? Che fine hanno fatto le nostre truppe?» «Compagno maresciallo», concluse Stalin, «vorrei che vi recaste immediatamente sul fronte occidentale. Fatevi una chiara idea della situazione e telefonatemi a qualunque ora. Io aspetterò la vostra chiamata». La situazione al fronte era estremamente grave. In sostanza, tutti gli erano aperti per i tedeschi. L'unico vantaggio per noi, se così si può dire, era rappresentato dal fatto che le nostre truppe, benché accerchiate, continuavano a combattere inchiodando il grosso delle forze tedesche che altrimenti avrebbero avuto via libera verso Mosca. Le armate accerchiate combatterono eroicamente. Resistettero per molti giorni, permettendo all'Armata Rossa di organizzare una nuova linea di difesa davanti a Mosca. Se queste truppe si fossero arrese, se avessero cercato scampo nella fuga, l'urto tedesco si sarebbe subito abbattuto sulla città. Le armate del maresciallo Konev, accerchiate fra Vyazma e Bryansk, sono 9. Oltre 2 milioni di uomini. Strategicamente la prima fase dell'operazione Tifone ha avuto successo. Le ganasce della gigantesca tenaglia si sono saldamente unite alle spalle dell'esercito russo. Ma le truppe accerchiate resistono con una tenacia che stupisce gli stessi tedeschi. I russi sono bene armati. Dispongono di una nuova arma dall'effetto micidiale, la Katyusha, che i fanti tedeschi hanno ribattezzato organo di Stalin. Si tratta di un lanciarazzi a canne multiple che fece la sua prima apparizione in 3 esemplari nella battaglia di Smolensk e che ora viene prodotto in serie. Foglia! Foglia! È una lotta sanguinosa, senza quartiere. I reparti sovietici tentano dovunque di rompere l'accerchiamento e il fronte si frantuma. Non esiste più una linea di demarcazione fra i 2 eserciti. I tedeschi delle prime linee, ad esempio, ora avanzano con le spalle rivolte a Mosca. Ai carri armati è seguita la fanteria. Si combatte corpo a corpo. I reparti sovietici, benché privi di collegamento fra di loro, hanno tutti un solo obiettivo: riunirsi alle truppe schierate davanti a Mosca. Il 7 ottobre, sul campo di battaglia, cade la prima neve. I tedeschi cercano di stringere i tempi. Sanno che il freddo non è un loro alleato. Ma i sovietici danno il via a una serie di contrattacchi per liberare i loro compagni rinchiusi nella sacca. Alcuni tentativi hanno successo. In più punti la linea tedesca è infranta. Ecco, stiamo assistendo all'incontro fra i soldati russi accerchiati nella sacca di Bryansk con i loro liberatori. Queste immagini sono state girate da un operatore di guerra sovietico. La nevicata caduta sul fronte era soltanto un preavviso dell'inverno. La neve, infatti, si scioglie dopo un paio di giorni e tutto si trasforma in un mare di fango. I tedeschi hanno ora di fronte un nuovo nemico, la Rasputizia, così i russi chiamano il fango. I cannoni, i carri armati, gli automezzi si impantanano. Persino i trattori non ce la fanno ad avanzare. La media giornaliera di marcia, che durante l'estate si aggirava sui 30 chilometri, scende a 3-4 chilometri al giorno.
Ma anche nel fango la guerra continua. Le divisioni sovietiche, imbottigliate, continuano a battersi con tenacia, inchiodando le truppe tedesche. Per settimane restammo bloccati. Ci furono combattimenti durissimi. I russi ci attaccavano da ogni parte. Spesso ce li trovavamo anche alle spalle. Non li avevo mai visti combattere così. Furono giorni terribili. Qualche volta nella notte ci sparammo anche fra di noi. Era difficile capire dov'era il fronte. Poi i russi fecero uno sforzo terribile per spezzare l'accerchiamento e prendere la via di Mosca. Fecero questo tentativo mandando avanti uno squadrone di cavalleria cosacca. I cosacchi ci caricarono urlando come belve ferite e molti riuscirono a passare. Dietro il varco aperto dalla cavalleria sopraggiunse subito una colonna di truppe. Sembravano dei votati alla morte. Infatti, l'autocolonna finì sotto il fuoco incrociato delle mitragliatrici della seconda divisione e lo spettacolo fu orrendo. Morirono tutti, o quasi tutti. E più tardi, quando andammo a vedere, scoprimmo con orrore che quei soldati, ebbene, erano tutte donne. Mentre la battaglia di Vjazma continua in tutta la sua furia, a Mosca l'eco delle drammatiche notizie ha scosso la città. Durante la notte si può udire il rombo sordo della battaglia che infuria a ovest. La gente è angosciata. Cominciano a correre voci allarmistiche. A Vjazma si sta combattendo la nostra ultima battaglia, si mormora. La sorte di Mosca sembra segnata. Le voci sono confermate dalla decisione di trasferire il governo a Kubishev, una cittadina a 850 km a est di Mosca. Tutti i ministeri vengono trasferiti nel giro di 2 giorni. I diplomatici occidentali e neutrali, ancora presenti a Mosca, sono invitati a raggiungere Kubishev col solo bagaglio a mano. Soltanto Stalin resta nella capitale. Il suo è indubbiamente un gesto responsabile, ma non basta a tranquillizzare gli animi. Poi, quando si sparge la voce che stanno organizzando il trasferimento della salma di Lenin dal mausoleo della Piazza Rossa, l'allarme aumenta. Se portano via Lenin, vuol dire che tutto è finito, pensa la gente. Ha inizio anche l'evacuazione della popolazione civile. Oltre 2 milioni di moscoviti lasciano la città e si avviano verso Oriente in lunghe colonne. Da parte loro, i tedeschi tentano di alimentare la confusione che già regna a Mosca con trasmissioni propagandistiche in lingua russa e col lancio di manifestini. Il 15 ottobre cade su Mosca una pioggia di volantini che riproducono la fotografia del figlio primogenito di Stalin, Yasha, eseguita in un campo di concentramento tedesco. Yasha era stato fatto prigioniero all'inizio della guerra, ma Stalin non aveva mai voluto ammetterlo. Egli considerava traditori tutti coloro che non resistevano fino alla morte. Aveva perfino proclamato una legge che puniva i familiari di chi cadeva prigioniero. Di conseguenza non volle riconoscere suo figlio nel giovane raffigurato nel volantino. «Mio figlio è morto», disse. «Si tratta del solito trucco dei tedeschi». Neppure in seguito volle mai ammettere la verità. Sua figlia Svetlana però lo smentisce. Ecco infatti come la figlia di Stalin, che allora aveva 15 anni, rievoca l'episodio nel suo libro «20 lettere a un amico». Nell'ottobre del 1941, su Mosca, erano stati lanciati dei manifestini con la fotografia di Yasha. In maglietta, senza cinturone, senza mostrine, magro e nero. Mio fratello Vassili ne portò uno a casa e noi lo esaminammo a lungo, sperando che fosse un falso. Ma no, era impossibile non riconoscere Yasha. Questo significava che lui, Stalin, fece finta di non conoscerlo e con ciò abbandonò Yasha all'arbitrio della sorte. Questo era il carattere di mio padre, rinnegare i suoi, dimenticarli come non fossero mai esistiti. Mentre a Mosca la situazione si va facendo sempre più drammatica, nei territori occupati la lotta partigiana aumenta di intensità. I collegamenti dei tedeschi sono sempre più spesso interrotti, le colonne di rifornimento attaccate.
Nella sola Russia bianca operano già oltre 300.000 partigiani che controllano vaste regioni del paese. Sono inquadrati militarmente e guidati da ufficiali dell'Armata Rossa che si sono fatti paracadutare in territorio occupato. La loro è una lotta dura, sanguinosa, dove non si fanno prigionieri. Mosca, intanto, si prepara alla battaglia decisiva. Ma non tutti sono fiduciosi. Con la partenza per Kubišek del governo e della polizia, nella capitale sovietica si cominciano a registrare episodi impensabili fino a pochi giorni prima. Si verificano, per esempio, dei casi di banditismo. Bande di disertori e di malviventi cominciano a saccheggiare le case degli sfollati. Lo testimonia lo storico ufficiale sovietico Samsonov nel suo libro La battaglia di Mosca. Egli scrive: l'allarme si diffuse in città. L'evacuazione. Si ebbero anche sporadiche manifestazioni di sbandamento. Vi fu gente che alimentava il panico, che abbandonava il lavoro. Vi furono anche dei traditori che approfittarono dell'occasione per rubare beni di proprietà socialista e che tentarono di minare il potere dello Stato sovietico. Di fronte a questa situazione, Stalin non esita a ricorrere alle leggi eccezionali. Il 19 ottobre egli dichiara lo stato d'assedio. Istituisce tribunali speciali che con processi sommari procedono alla liquidazione dei sabotatori veri e presunti. In breve la situazione è ristabilita. Contemporaneamente il Soviet di Mosca lancia una massiccia campagna propagandistica per alimentare la volontà di resistenza del popolo. Hanno inizio anche nuovi arruolamenti di volontari. In due giorni vengono costituiti 25 battaglioni autonomi di milizia operaia. Le donne, i vecchi e i ragazzi sono inviati a costruire trincee per la difesa della città. Lavorando giorno e notte con turni estenuanti, i moscoviti riusciranno a costruire 98 chilometri di fosse anticarro, 284 chilometri di reticolati, 8.000 chilometri di trincee. Signora Ocinskaya, lei era a Mosca in quei giorni. Temeva che la città venisse occupata da un momento all'altro? Da un momento all'altro no, però questa eventualità qualche volta passava per la testa, ma non nel senso, come dire, di disfatismo, nel senso che sì, si ammetteva anche che Mosca poteva cadere, ma questo evidentemente non significava in nessun modo la perdita della guerra, di questo, dell'esito della guerra. Io non conosco persone che abbia avuto dei dubbi. Senta, lei come emigrato politico e tutti gli italiani e non italiani si trovavano a Mosca in quel momento. Sentire che i tedeschi erano così vicini alla città, cosa pensavate? Bene, noi, guardi bene, io non so se sia perché ci sentivamo tranquilli o forse perché noi sentivamo l'atmosfera generale e avevamo lo stesso stato d'animo della popolazione. Eravamo sicuri che i tedeschi non sarebbero arrivati a Mosca. Qualche volta qualcuno ci diceva: ma voi emigrati politici antifascisti, se vi prendono i tedeschi, cosa faranno? Ci stermineranno, naturalmente. Ma il problema è di prenderci. Il fatto è che i tedeschi a Mosca non ci arriveranno. E questa era l'opinione di tutta la popolazione, perciò era anche la nostra opinione. Non c'era una distinzione di opinioni, su quello noi eravamo fusi con la popolazione, perché la popolazione è quella che, si può dire, insieme all'esercito naturalmente, ha salvato la città. Basti ricordare la grande impresa della costruzione del canale fosso anticarro attorno a Mosca, nella cui costruzione furono impegnati 470.000 persone, 75% donne, 20.000 erano studenti e studentesse. Intanto, sulla linea ancora confusa del fronte, la situazione militare registra dei mutamenti. Stalin ha infatti richiamato il maresciallo Konev, affidando il comando di tutto il fronte al generale Shukov. Georgi Shukov, allora 45enne, era praticamente sconosciuto, essendosi quasi sempre mantenuto lontano dalla cerchia degli intimi di Stalin.
Come generale era molto preparato, ottimo stratega, specialista nell'impiego dei carri armati. Ammiratore, naturalmente a suo modo, della tattica tedesca, prometteva di essere l'uomo nuovo di cui l'armata rossa aveva estremo bisogno. Shugov, inoltre, non nutriva quella dannosa soggezione nei confronti di Stalin che aveva sempre condizionato le azioni dei suoi colleghi. Probabilmente Stalin lo scelse anche per questo. Si era finalmente convinto che il paese aveva bisogno di strateghi capaci di prendere rapide decisioni e non di mediocri esecutori di ordini. Il cambiamento del comando fu subito avvertito dai tedeschi. Il generale Guderian, comandante delle forze corazzate germaniche, ha scritto che si rese conto di questo cambiamento quando notò la nuova tattica adottata dai carri armati sovietici. A Vyazma e a Briansk, infatti, i carri russi entrarono in battaglia disposti in grosse formazioni anziché ripartiti fra le varie divisioni di fanteria, esattamente come facevano i tedeschi per sfruttare al massimo la loro forza d'urto. Il carro sovietico più efficiente del momento era il T-34, un mostro di 30 tonnellate armato di un cannone da 76 mm con una corazza di 8 cm e che sviluppava una velocità di 45 km orari. Questo carro disponeva di cingoli larghi il doppio del normale, che gli consentivano una eccezionale mobilità anche sul terreno fangoso e sulla neve. Ma il vero segreto era la sua forma. Basso, schiacciato, con le pareti dotate di una speciale inclinazione, rappresentava un bersaglio difficile perché i proiettili vi scivolavano sopra. In breve diventerà il protagonista della guerra. E i carri armati russi erano molto maneggevoli e non era facile fermarli. Quando ci vennero addosso davanti a Mosca, fu per noi una grossa sorpresa. Parlo dei T-34 e anche dei KV, che avevano un cannone da 152 mm. Ebbene, ciò che ci sorprese più di tutto fu che noi vedevamo benissimo i nostri proiettili colpirli, ma non accadeva niente. I proiettili, insomma, ci scivolavano sopra come sul ghiaccio. In quel periodo non avevamo pezzi anticarro all'altezza della situazione, così dovemmo utilizzare i cannoni antiaerei, per esempio il nostro famoso pezzo da 88. Solo più tardi, quando ci dotarono di pallottole cave, quelle che oggi si usano per i bazooka, fu possibile fermarli. Malgrado la nuova strategia inaugurata da Shukov, la situazione è ormai irreparabile. La superiorità tedesca è troppo forte. Il 16 ottobre Briansk è occupata. Il 25 ottobre cessano i combattimenti in tutta la zona e i tedeschi cominciano a contare i 650.000 prigionieri caduti nelle loro mani. Quel giorno il termometro scese di colpo a 10 gradi sotto zero e il generale Shukov cominciò a pensare che forse l'armata rossa aveva trovato un nuovo alleato. Fu in quei giorni che forse per la prima volta i generali tedeschi cominciarono a pensare a Napoleone, che 129 anni prima aveva incontrato gli stessi ostacoli. D'altra parte, le analogie con la campagna napoleonica erano molte. Hitler aveva dato il via all'operazione Barbarossa il giorno stesso in cui aveva avuto inizio l'impresa napoleonica, ossia il 22 giugno. A Vyazma Napoleone aveva sfiorato la disfatta e altrettanto era accaduto ai nazisti. Ora i tedeschi si trovavano a Borodino, 100 km da Mosca, un terreno storico dove Napoleone aveva combattuto la sua battaglia decisiva contro il generale Kutuzov. In quei giorni, racconta Guderian, molti generali tedeschi cominciarono a rileggersi il poco allegro resoconto dell'impresa napoleonica scritto da Caulaincourt. Le sconfitte di Vyazma e di Briansk, pur nella loro gravità, servirono tuttavia a Shukov quando mise a punto i piani finali per la difesa di Mosca. La situazione lo obbligò infatti ad accorciare le linee, concentrando il grosso delle sue forze su un'area relativamente piccola. Shukov preparò due linee di difesa. La prima si estendeva da Kalinin a Tula. La seconda dal lago di Mosca a Klin, a Svenigorod, alla Moscova.
Dietro queste linee c'erano altri 3 sbarramenti di difesa costruiti manualmente dagli abitanti di Mosca. Il 1° di novembre a Mosca cominciò la grande attesa. Era chiaro che da un momento all'altro i tedeschi avrebbero sferrato l'offensiva. Il 6 novembre, vigilia dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre, Stalin si rifece nuovamente vivo. Non appariva più in pubblico dal 2 luglio. Parlò alla popolazione riunita nella stazione Mayakovsky della metropolitana, trasformata in rifugio antiaereo. Era la prima volta che l'anniversario della rivoluzione veniva celebrato in modo quasi clandestino. Stalin illustrò la drammatica situazione del momento. Mise in risalto l'importanza degli aiuti alleati. Esaltò i legami fraterni che univano l'Unione Sovietica all'Inghilterra e agli Stati Uniti. Ma ammise lealmente che la situazione era critica, che i tedeschi occupavano molte regioni del paese, come l'Ucraina, la Russia Bianca, la Moldavia, la Lituania e l'Estonia, che minacciavano Leningrado ed erano alle porte di Mosca. Questo mesto raduno convince Stalin che occorre una misura spettacolare per rafforzare la volontà di resistenza della popolazione. Rientrato al Cremlino, annuncia perciò ai suoi generali che il giorno seguente, contrariamente a quanto era stato stabilito, la tradizionale parata sulla Piazza Rossa dovrà comunque aver luogo. I generali non sono d'accordo, ma lui insiste. Rinunciare alla nostra festa sarebbe un segno di debolezza, dice. Sette novembre 1941. Quel giorno su Mosca cadeva la neve. Questi soldati che attraversano la Piazza Russa non sono truppe da parata. Sono reparti combattenti diretti verso il fronte che dista appena 80 chilometri. Solo che questa mattina, essendo la festa della rivoluzione, sono stati fatti passare di qui, dalla Piazza Russa. Quando la sfilata sarà conclusa, essi proseguiranno verso la prima linea. I camion, infatti, sono ad attenderli dietro le prime file degli edifici. La preparazione di questa parata fu tenuta nel massimo segreto. Stalin, per evitare che i tedeschi ne fossero informati, ordinò che venisse mantenuto il silenzio alla radio fino all'ultimo momento. Soltanto dopo essersi avvicinato al microfono e dopo aver dato un'occhiata al cielo carico di nubi, ordinò di inserire il collegamento radio. Compagni combattenti dell'Armata Rossa, comandanti, funzionari politici, operai, partigiani e partigiane, a voi guarda il mondo intero come una forza capace di sgominare le orde banditesche degli invasori tedeschi. A voi guardano i popoli incatenati dell'Europa come ai liberatori della tirannia tedesca. E così io vi dico che a voi è affidata una grande missione liberatrice. Siate degni di tale missione. Questa guerra è una guerra di liberazione, una guerra giusta. Vi diano forza e ispirazione in questa guerra i grandi esempi valorosi dei vostri antenati: Aleksandr Nevskij, Dmitrij Donskoj, Zuma Minin, Dmitrij Pozharsky, Aleksandr Suvorov e Mikhail Kutuzov. E vi illumini la bandiera vittoriosa e invincibile del grande Lenin. Distruggiamo gli invasori tedeschi. Morte agli occupanti tedeschi. Lunga vita al nostro glorioso paese, alla sua libertà e alla sua indipendenza. Sotto la bandiera del grande Lenin, alla vittoria. Il discorso di Stalin ebbe un effetto galvanizzante. L'aggressione nazista si era ormai trasformata in una grande guerra patriottica. E lo stesso Stalin non aveva esitato realisticamente a esaltare i più famosi generali zaristi per ottenere questo effetto. La macchina propagandistica del partito fu rimessa in moto. Stalin non era più l'autore delle purghe sanguinose, delle terribili deportazioni di massa, ma diventava, agli occhi del popolo, l'animatore della resistenza.
Le oleografie dell'epoca ce lo presentano quasi come un essere superiore. Il culto della personalità raggiunse in quei giorni limiti estremi. Anche se il merito della difesa di Mosca spetta principalmente al maresciallo Shugov, la presenza di Stalin nella città assediata ebbe indubbiamente un'importanza fondamentale ai fini psicologici e politici. Se Mosca trepida, i tedeschi non brindano alla vittoria. Al Wolfschanze, la tana del lupo, il quartiere generale più segreto che Hitler si è fatto costruire fra i boschi della Prussia orientale, il Führer non nasconde la sua impazienza. I rapporti russo stanno diventando inquietanti. Dicono che a Vyazma e a Bryansk l'esercito tedesco ha subito perdite molto gravi. La resistenza sovietica si è rivelata più forte del previsto e le truppe sono ora costrette a segnare il passo. Le 2 settimane preventivate per occupare Mosca sono già diventate 5 e la capitale sovietica è ancora lontana. I generali suggeriscono a Hitler di sospendere le operazioni. Forse sarà meglio attendere la primavera. Ma Hitler non vuole fermarsi. Non crede che le truppe sovietiche siano in grado di fermare il suo esercito. È stato il fango a fermarci, dice, non l'armata russa. E ordina di scatenare l'offensiva su Mosca non appena arriverà l'inverno. Il gelo, dichiara, permetterà ai nostri mezzi di camminare come sull'asfalto. Dunque Hitler sperava in quel momento di trasformare in suo alleato il cosiddetto generale inverno. Decise insomma di dar battaglia in una stagione tradizionalmente favorevole all'esercito russo. Fu una decisione sensata? Hitler si trovò praticamente con le spalle al muro. Credeva di avere sconfitto l'esercito sovietico, ma si rendeva conto che questa sconfitta poteva essere superata concedendo a Stalin 2 o 3 mesi di tempo per riorganizzare le sue forze. Gli alleati, infatti, stavano rifornendo regolarmente l'armata rossa di carri armati, viveri, materiali. D'altra parte, va tenuto conto che in quel momento l'esercito tedesco aveva frazionato le sue forze su un territorio molto esteso. La nostra avanzata aveva assunto la forma di un grosso ventaglio che si estendeva praticamente dal Mar Baltico al Mar Nero. Conseguentemente le prime linee si erano molto assottigliate. Inoltre alle nostre spalle avevamo centinaia di chilometri di territorio russo. Eravamo cioè molto lontani dalle basi e i collegamenti erano resi estremamente difficili dall'attività dei partigiani. I soldati russi invece erano a pochi chilometri da Mosca, quindi in posizione vantaggiosa. Per tutte queste ragioni, Hitler decise di giocare la sua ultima carta per conquistare Mosca. In un certo senso, insomma, fummo condannati ad avanzare dalla stessa situazione in cui ci eravamo venuti a trovare. Il freddo atteso da Hitler non tardò a giungere. Giunse anche a sud, nel bacino del Donetsk, dove combattevano i soldati del XIR, il corpo di spedizione italiano in Russia. Ecco, questo era il loro giornale. Veniva stampato alla meglio con caratteri cirillici trovati in una tipografia russa. Questi uomini hanno marciato per 1600 chilometri dai Carpazi a Stalino per appoggiare sulla sinistra l'avanzata della 17ª armata tedesca verso Rostov. La loro avanzata è stata relativamente facile, ma dopo Stalino, dopo che gli italiani hanno occupato Rykovo e Nikitova, superando resistenze sempre più temibili, la situazione ha cominciato a farsi difficile. Il paesaggio non è più quello di prima. Di fronte a questi colossali stabilimenti scardinati dal tritolo della ritirata, i nostri soldati, forse per la prima volta, comprendono che la Russia non è soltanto un paese di pacifici contadini, come si erano abituati a credere attraversando l'Ucraina, ma una nazione moderna e potente.
Generale, quando è che vi rendeste conto che la campagna di Russia non sarebbe stata una guerra lampo? Guardi, io vorrei dire fin dalle prime battute. Abbiamo visto che il soldato russo combatteva. Si era trovato in stato di grossa inferiorità rispetto ai tedeschi, perché la potenza militare dei tedeschi nel 1941 era paurosa, paurosa. Noi potemmo constatare un'organizzazione e una strapotenza di mezzi veramente che facevano paura. E la cosa naturalmente diventava per noi assai più malinconica quando vedevamo il fucile 91, vedevamo le nostre mitragliatrici che erano ancora quelle che riportavano quasi alla campagna di Libia. Vedevamo le nostre batterie che erano quelle ritubate, i pezzi da 75, eccetera. Insomma, una cosa che... A 20 gradi sotto zero, i nostri soldati continuarono la loro marcia. Per affrontare l'inverno russo, erano stati dotati di farsetti di lana, di panciere, di passamontagna, buoni forse per l'inverno di Sondrio o di Aosta, ma poco adatti per queste temperature polari. I nostri fanti disponevano soltanto di scarponi di vacchetta e delle antiquate fasce gambiere. I rapporti dei nostri soldati con la popolazione civile si mantenevano buoni. In molti villaggi la gente ringraziava Dio quando vedeva arrivare gli italiani. Sapeva che con i tedeschi sarebbe stato molto peggio. Ma queste manifestazioni cordiali indispettiscono Mussolini. Egli invidia a Hitler la carica d'odio che ha saputo iniettare nei suoi soldati e vorrebbe imitarlo. Racconta infatti Ciano nel suo diario. Mussolini, come al solito, parla in tono acre dei militari. Dice che ama soltanto quel generale, ora mi sfugge il nome, che in Albania disse ai suoi soldati: «Ho saputo che siete dei buoni padri di famiglia. Ciò va bene a casa vostra, non qui. Qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini e stupratori». Generale, voi in quei giorni stavate combattendo una guerra contro un paese che anche noi avevamo aggredito. Quali erano i suoi sentimenti? Come la pensavano i suoi soldati? Guardi, era la cosa più penosa per un comandante, di dover vincere il sentimento di ostilità che bisognava pur creare nell'animo dei soldati, perché diversamente il soldato non combatte se lei gli dice che quello è un amico. Era la cosa più penosa, perché noi abbiamo trovato una popolazione umanissima. Io ho lasciato quasi tutti i miei feriti, specialmente nel secondo tempo, quando sono andato avanti isolato con la colonna per più di 300 chilometri e durante un mese, ho lasciato tutti i miei feriti alla popolazione. Sono morti quelli che non potevano sopravvivere, ma tutti gli altri mi hanno raggiunto tranquilli, guariti, e li hanno curati con un'affettuosità. Noi abbiamo trovato della gente che probabilmente per il fatto che era felice di essere caduta nelle mani degli italiani invece che nelle mani dei tedeschi, ma della gente di una umanità veramente eccezionale. Il 12 novembre 1941, sul fronte di Mosca, il termometro fece uno spettacoloso salto in giù. La terra si ricoprì di un alto strato di ghiaccio. Le piste tornarono ad essere praticabili. È giunto dunque il momento che i generali tedeschi attendevano. Ora i carri potranno riprendere la marcia verso Mosca. I tedeschi non sembrano temere il freddo. La potente macchina industriale germanica si è messa in moto per attrezzarli dei mezzi necessari per affrontare l'inverno russo. Hitler stesso ha voluto controllare personalmente l'efficienza di questi mezzi. Stufe, sci, cucine da campo su pattini, racchette da neve per uomini e per cavalli, casette trainabili su pattini, indumenti di lana, pellicce, tute mimetiche.
I soldati dipingono di bianco i carri armati, i cannoni, i propri elmetti d'acciaio. Il freddo sembra divertirli. Neanche queste ragazze tedesche hanno paura della neve, ma in questo caso si tratta di documentari che furono inviati sul fronte di Mosca per alzare il morale delle truppe. In seguito i tedeschi daranno la colpa all'inverno russo di tutte le loro sconfitte, ma ora sembra proprio che non abbiano paura del freddo. Ora infatti sono convinti di farcela. Sono convinti che basterà un'ultima vigorosa spallata per mettere definitivamente a terra l'orso russo. A metà novembre ha inizio l'offensiva finale. Il piano d'attacco tedesco prevede l'avanzata su Mosca in tre direzioni. Da sud, i carri del generale Guderian devono aggirare Mosca passando per Tula. Da nord, i carri del generale Hübner devono tentare di unirsi a quelli di Guderian alle spalle di Mosca. Mentre al centro, l'armata del maresciallo von Kluge deve impegnare i russi per favorire l'accerchiamento. La prima fase della manovra ha successo. I tedeschi riescono ad occupare Krasnaya Poliana. È un nome famoso perché vi abitava Leone Tolstoi, scrittore pacifista, fautore della non violenza, il cui corpo fu sepolto qui, fra le betulle. I tedeschi sono ora a 27 chilometri da Mosca, praticamente a un tiro di schioppo, o come dicono i tedeschi, ein Katzensprung, a un salto di gatto. Il maresciallo Rokossovskij era allora il comandante della 16ª armata sovietica schierata in difesa di quella zona. Il compagno Stalin mi mandò subito a chiamare. Siete al corrente, mi disse, che con l'occupazione di Krasnaya Poliana abbiamo lasciato ai tedeschi la possibilità di aprire il fuoco contro qualsiasi punto della città? Risposi che me ne rendevo conto, ma che era stato fatto il possibile perché ciò non avvenisse. Allora fate qualcosa di più del possibile, ribatté Stalin. Riprendete la città al nemico. Devo dire che per riconquistare Krasnaya Poliana mi furono dati tutti gli aiuti possibili. Certo, il momento era molto difficile. Le nostre linee sostenevano un peso enorme e sembrava che da un momento all'altro stessero per cedere. Per quanto mi riguarda, con l'aiuto di alcuni battaglioni di fucilieri e anche di una brigata dei carristi di Remizov, riuscii a battere i tedeschi e a risolvere il problema della liberazione di Poliana. All'alba del giorno successivo, infatti, la liberazione di Krasnaya Poliana era un fatto compiuto. In seguito venni a sapere da un rapporto del comandante dell'artiglieria che una volta respinti i tedeschi di una decina di chilometri da Poliana, si fece un bottino di 200 o 300 cannoni di grosso calibro che i tedeschi intendevano utilizzare per bombardare Mosca. Per Mosca, in realtà, i tedeschi hanno programmi ben più drastici. Sicuro del buon esito dell'impresa, Hitler ha inviato sul fronte uno speciale battaglione di demolitori col compito di radere al suolo il Cremlino. I tedeschi sono sicuri della vittoria. Hanno già predisposto gli alloggiamenti in città dove le truppe sverneranno in attesa della buona stagione. Ed hanno anche preparata la bozza del biglietto d'invito per la parata della vittoria sulla Piazza Rossa. Come si vede, manca solo la data. La battaglia di Mosca si combatte lungo le due linee fortificate costruite dai sovietici che vanno da Tula a Kalinin. Nonostante la riconquista di Krasnaya Poliana, è qui che si decide la sorte della capitale sovietica. I tedeschi riescono a sfondare sia la prima che la seconda linea in più punti. Il 22 novembre il freddo segna 32 gradi sotto zero, ma le armate tedesche continuano a guadagnare terreno. Il 28 novembre conquistano Visokovo. Mancano 30 chilometri dalla Piazza Rossa. Il 29 cade Polevo, un sobborgo della capitale. Il 2 dicembre cade Lenino. Ormai Mosca è tutta una trincea. Gli operai lasciano le fabbriche e partono a piedi verso il fronte. Ecco, questo è il ponte di Kimki oggi. Dista 10 chilometri da Mosca. Quando il tempo è bello, si possono vedere le guglie del Cremlino. È il punto più vicino a Mosca raggiunto dai tedeschi. Qui, il 3 dicembre 1941, giunsero i primi reparti della 258ª divisione di fanteria. Ma furono ricacciati lo stesso giorno
da squadre di guardie del popolo passate al contrattacco. Mentre i moscoviti si aspettano da un momento all'altro di vedere spuntare i tedeschi all'angolo della strada, Stalin e i suoi generali stanno mettendo a punto il piano che dovrà capovolgere la situazione. Nei pochi giorni di pausa concessi dai tedeschi prima dell'attacco, Stalin ha preso forse la più importante decisione della sua vita. Ha chiamato a Mosca tutte le truppe dall'estremo oriente. È una decisione che molti ritengono folle. Sguarnire di tutti i soldati la frontiera, da Vladivostok alla Mongolia interna, lunga 3.000 chilometri, è veramente un gesto. Praticamente è come aprire le porte all'esercito giapponese che, pur non essendo ancora sul piede di guerra, potrebbe da un momento all'altro schierarsi al fianco dell'alleato tedesco. Stalin non spiega il motivo di questa sua decisione. Non lo spiegherà mai. Dispone soltanto che il suo ordine venga eseguito immediatamente. In realtà sta affrontando un rischio calcolato. Il 15 novembre Stalin aveva ricevuto un secondo messaggio da Richard Sorge, l'agente segreto comunista, che gli aveva preannunciato con esattezza la data dell'aggressione nazista. Sorge, che opera ancora a Tokyo come addetto stampa dell'ambasciata tedesca, gli ha comunicato che il Giappone si sta preparando ad attaccare gli Stati Uniti a Pearl Harbor e che di conseguenza non intende dichiarare guerra all'Unione Sovietica. L'importanza di questo messaggio è enorme. Ma si può basare il destino di un paese sulle parole di un uomo? Stalin lo fa. Questa volta non archivia il messaggio come ha fatto pochi mesi prima. Lo accetta a occhi chiusi e lo pone alla base dei suoi piani per l'estrema difesa di Mosca. È questa decisione che ha salvato Mosca. Stalin, tuttavia, non dimostrerà alcuna gratitudine per il suo agente. Richard Sorge, infatti, che venne fucilato a Tokyo nel 1944, fu proclamato eroe dell'Unione Sovietica soltanto dopo la morte di Stalin. Siamo a Berlino Est. Questo signore pluridecorato è considerato un eroe nazionale della Germania comunista. Si chiama Max Clausen e per molti anni è stato il braccio destro di Richard Sorge. È stato lui, per esempio, a trasmettere a Mosca il famoso telegramma che Stalin fece archiviare. Durante la sua attività in Giappone, Richard Sorge ebbe due radiotelegrafisti. Il primo fu Bernard, che operò fino al 1935. Poi, dopo il mio arrivo a Tokyo, diventai io il radiotelegrafista del gruppo e lo rimasi fino alla fine del 1941, quando fummo tutti arrestati. Perciò fui proprio io a trasmettere, fra l'altro, il famoso telegramma a Mosca che annunciava l'aggressione nazista con 3 mesi di anticipo. Anche in aprile, in maggio e in giugno mandammo altri messaggi, ma senza risultato. Per anni Sorge aveva seguito la vita politica giapponese. Era un esperto di problemi asiatici, ma poteva seguire da vicino anche le vicende europee, poiché l'ambasciatore tedesco a Tokyo non aveva segreti per lui. Un altro eccezionale collaboratore fu il compagno di lotta Otsumi Ozaki, consigliere segreto del primo ministro giapponese Konoye. Fu proprio Ozaki a fornire a Sorge le informazioni decisive. Gli disse, infatti, che il Giappone non avrebbe attaccato l'Unione Sovietica perché si preparava ad aggredire gli Stati Uniti. Così, proprio poche ore prima del nostro arresto, io riuscii a trasmettere a Mosca il messaggio di Sorge. Esso diceva: il Giappone sta per attaccare l'America. Per l'Unione Sovietica il pericolo è passato. Questa informazione permise al comando sovietico di concentrare in difesa di Mosca tutte le armate siberiane. L'arrivo a Mosca di 3 armate siberiane formate di truppe scelte, allenate a combattere a temperature rigidissime, ha un'importanza decisiva. Il 6 dicembre l'Armata Rossa scatena la sua prima offensiva su tutto il fronte di Mosca, da Kalinin a Tula. I siberiani, coperti da tute mimetiche, fanno la loro prima apparizione sul fronte. Li seguono i cosacchi del generale Donatov, i cavalieri mongoli e quelli turchestani. La
L'avanzata tedesca si arresta. Per la prima volta questi soldati sono costretti a combattere sulla difensiva. Il generale Lelushenko, allora comandante della Quinta Armata, fermò i tedeschi sull'autostrada di Mosca a pochi chilometri dalla città. C'erano con noi in quella zona anche dei giornalisti stranieri. Loro hanno scritto sul miracolo di Mosca, però noi non crediamo nei miracoli. Noi crediamo solo nella forza del popolo sovietico. Mosca fu il nostro primo successo. Qui a Mosca cominciò la grande svolta. Si rovesciò la stella della fortuna nazista. Qui, insomma, è il punto da dove abbiamo cominciato il conteggio alla rovescia dei chilometri che ci separavano da Berlino. Il 16 dicembre i russi ottengono il loro primo grande successo con la riconquista di Kalinin. Il giorno seguente occupano Kaluga. La minaccia su Mosca è eliminata. Anche Stalin quel giorno era pieno di gioia. La capitale sovietica era salva. Gli Stati Uniti, dopo l'aggressione giapponese, erano entrati in guerra anche contro la Germania. I convogli anglo-americani avevano cominciato a sbarcare a Murmansk montagne di materiali bellici. Malgrado tutto, insomma, poteva essere ottimista. Qui, davanti a Mosca, i tedeschi registrano la loro prima sconfitta. Per la prima volta in 2 anni di guerra, sono costretti a ritirarsi di fronte al nemico. Le loro perdite sono enormi. Molti di quelli che scamparono al fuoco nemico periranno per il freddo. Nella sua tana del lupo, Hitler non sa rassegnarsi alla sconfitta. Si scaglia contro i suoi generali, addossando loro tutte le responsabilità. Von Bock, Guderian, von Rundstedt sono destituiti. Hitler stesso assume il comando operativo e ordina la resistenza a oltranza in attesa della buona stagione. Da Roma Mussolini gli fa eco. A primavera verrà il bello, dichiara, e dispone che sia approntata in fretta una nuova armata da inviare al più presto in Russia. Sul fronte sovietico, intanto, l'inverno ha raggiunto il culmine. Il termometro è sceso a 40 gradi sotto zero. I soldati tedeschi, per obbedire al loro Führer, preparano le difese. La parola d'ordine che fino a pochi giorni prima era Vorwärts, avanti, è ora Widerstehen, resistere. Davanti alle mura di Mosca si arresta per sempre l'ondata della Blitzkrieg, la guerra lampo nazista che ha sommerso l'intera Europa. Mancano ancora 4 anni alla fine del conflitto. 4 lunghi anni di lutti, di tragedie, di rovine. Ma qui, davanti a Mosca, ha inizio per gli aggressori nazisti l'ondata di riflusso. Per liberare il proprio paese, per annientare insieme agli alleati anglo-americani la minaccia hitleriana, i sovietici lasceranno sul campo 20 milioni di uomini. Anche ad essi, noi dobbiamo la nostra libertà.